c'è il tuo sorriso, ci sono i tuoi abbracci, c'è la tua voglia di lottare sempre, la tua dolce determinazione. Abbiamo sempre odiato i lunedì, soprattutto da quando abbiamo 6 ore, ma tu ci dai la forza di affrontarli con i tuoi modi buffi di scherzare. Tu che entri in classe con la tua tipica camminata da baby boss di San Mango. Ci mancano i tuoi sfottò dopo le partite e le tue continue secce prima di un compito. Tu che sei troppo brava rispetto a noi e ci salvi sempre dalle insufficienze. Sei come un cubo di Rubik, hai mille sfaccettature. Sai essere elegante con il tuo solito stivaletto fino al campo di calcetto, dove ci fai vedere come gioca una vera bomber. Sei il nostro angelo custode, colora il cielo di granata. E come nostro solito dire, belle Melì, la tua classe per sempre. Non potremmo mai spiegarcelo, ma ci aggrapperemo a quel ci vediamo dopo che si è trasformato in un po' in più. Sai, non pensavamo che ci saremmo allontanati così presto. Davamo per scontato che saremmo stati insieme, che avresti conosciuto le nostre famiglie e che saresti diventata la zia dei nostri figli. Ti ricordi le mille litigate con Antonio e Mario? Le continue lotte con il carattere di Andrea? I continui conflitti calcistici con Gabriele e Renato? I 10 anni di Matteo? Le carote di Simone? La famosa margherita con patatine di Davide e Gianni? La lontananza con Nicolò? Le lezioni di guida di Giovanni e Francesco? Gli scatti con Michele e le bollette con Carmine? E infine noi le tue sorelle, i discorsi filosofici con Benedetta, le mille foto scattate di Emanuela, i miei consigli beauty, gli inciuci con Roberta e l'amore per gli animali e le serie TV con Luisa. Le ore passate insieme, le lacrime, le risate, quanto è difficile immaginare un finale senza te. Da oggi non ci sei più, non sarai fisicamente con noi, ma il nostro cuore è completamente occupato dalla tua risata. Sì, perché noi vogliamo ricordarti così, semplicemente tu, una ragazza solare, sempre sorridente, con tanti valori ma anche difetti, che oggi ricordiamo col sorriso in volto. Sai che vorremmo? Vorremmo salire fin lassù e abbracciarti un'ultima volta, ma per ora proteggici. Buon viaggio, angelo nostro. Non avrei mai pensato di doverlo dire in questo caso. Avrei dovuto dirglielo ai suoi 18 anni, al suo matrimonio, alla nascita di uno dei suoi figli, ma non in questo caso. Non ci dimostravamo mai affetto, scherzavamo sempre, ed era questo che ci rendeva forti e unite. Oggi sono 2 mesi che nonno se n'è andato, che brutta coincidenza. Quando abbiamo perso nonno, ci siamo abbracciate per consolarci, ma adesso che ho perso te, non so chi avrò al mio fianco. Non è facile spiegare come mi sento adesso che non ci sei. Non ci sono parole, è una cosa che non sarebbe dovuta accadere. Io e te eravamo l'essenza della famiglia, ora non saprò come andare avanti. Non eravamo solo cugine, eravamo sorelle. L'una è riflesso dell'altra e nessuno dovrebbe provare il dolore che stiamo provando tutti noi. Mi mancherà quando scendevi dal pullman e la prima cosa che facevi era darmi un pugno sul braccio. Non so chi lo farà ora. Mi mancherà quando ti chiedevo di fermarti già al museo e tu mi dicevi, muoviti, devo andare in palestra. Mi mancherà vederti litigare con i tuoi genitori e con Giuseppe. Mi mancherà sentire Antonio che ti chiamava briciolina, seppure a volte desse fastidio. Mi mancheranno soprattutto le nostre litigate, perché dopo un secondo era subito pace. Mi mancherà tutto di te. Il calcio è la tua passione, ammetto che non è la mia, ma mi impegnerò nel tifare le tue squadre preferite da qui, mentre tu lo farai dall'alto. Sei l'angelo di questa famiglia e spero che tu e nonno ci guardiate da lassù. Ciao Meli. Meli, mio piccolo angelo. Hai lasciato dentro di me un vuoto incolmabile, un dolore che probabilmente rimarrà per sempre. Avevi quel sorriso che ti prendeva, ti coinvolgeva. Ad oggi non sono ancora sicuro che tu sia andata via da qui. Ti vedo ancora insieme a me, a ridere, scherzare, a picchiarmi. Rendevi ogni momento migliore di quel che era, anche con un singolo gesto. Ricorderò per sempre i nomignoli che ti davo,
che sapevo che fossero fastidiosi per te, ma che ci portavano poi a ridere insieme. Ricorderò ogni volta che mangiavo schifezze che mi dicevi: la smetti di mangiare queste cose e mangia qualcosa di sano. Ma io continuavo a mangiarle. Quando mangiavo le cose tue e giustamente ti arrabbiavi. Ricorderò le nostre litigate che terminavano sempre con "sto scherzando". Ricorderò te, il tuo carattere, il tuo animo gentile, pronta sempre per aiutare gli altri, con una parola di conforto per tutti. Ora ti prego soltanto di starmi accanto e dare forza a mamma e a papà, che ne hanno bisogno. Dai forza a me, perché eri tu la spalla su cui poggiare il mio capo. Eri tu il conforto nelle situazioni più brutte. Riuscivamo sempre a cavarcela insieme. Ora come ora dovremmo ancora farcela insieme, ma con te nel mio cuore, a guardarmi, a guidarmi, ci sarai sempre. Qui accanto a me, accanto a noi. Ti voglio tanto bene, Meli. Sii sempre per me il mio angelo. Facile trovare le parole in questo tragico momento che ci ha travolti improvvisamente, ma mi sento in dovere di ringraziare tutti voi che avete dedicato un pensiero alla mia piccola Melissa e ci state confortando con questo dolore infinito. Giusto due parole per Melissa adesso. Amore di papà, tanti ricordi invadono la mia mente, continuo a sentire la tua voce come un eco. Papà, stai sereno e tranquillo, mi rispondevi così ogni volta che ti dicevo: Meli, mi raccomando, se esci con Giuseppe non fare troppo tardi. Mancherai tanto, angelo mio, il tuo sorriso raggiante, la tua anima sensibile e pura. Questo mondo sarà sempre un posto peggiore senza di te. Spero che io e mamma e Giuseppe troveremo la forza di combattere, sicuramente, questo dolore, e so che tu non smetterai mai di urlare dal paradiso. State sereni e tranquilli. Il tuo sorriso e la tua spensieratezza hanno caratterizzato le tue giornate e riempito le nostre. Sono riuscito a farti amare uno sport che è uno dei fra i più belli del mondo, il calcio. Ti ho fatto appassionare della squadra di calcio del paese, della Temeraria. Ogni sabato eri presente al campo. Hai imparato ad amare la Salernitana e quest'anno era un continuo: papà, fai i biglietti e dobbiamo andare al campo, perché quest'anno secondo me andiamo in Serie A. E un ultimo pensiero rivolto anche all'altra squadra del cuore, la Juve. Quando mi sono ritirato domenica sera, quando l'ho vista, diciamo, per l'ultima volta in vita, stava preparando lo zaino per andare a scuola e gli ho detto: Meli, tutto a posto? Sì papà, sono stato alla Planet a vedere la partita e mi ha fatto tanto piacere che i Queen ha fatto un servizio all'Inter. Mi dispiace solo che avevamo prenotato i biglietti per la Champions, dovevamo andare a vedere Juventus Atletico Madrid, perché dovevo vedere Ronaldo esultare in Champions League. Vabbè,
la guarderai da lassù. Non è... La vostra presenza non è un caso qui. Se l'avete fatto è perché Melissa era voluta bene da tutti quanti. E sono sicuro che tutti quanti voi troverete nel vostro cuore un angolino per ricordarlo. Grazie. Oh, man!